creatività nasce nel cervello delle persone, si sviluppa attraverso l'attività delle persone e attraverso lo scambio tra persone. Quindi la creatività nasce dall'energia individuale, è fatta di talento, di tenacia, di coraggio, di voglia di sfidare i vincoli, è fatta di educazione e di istruzione. Se vogliamo avere persone creative, la prima cosa che dobbiamo fare è offrire una buona formazione e dare stimoli ai nostri ragazzi attraverso un sistema scolastico che forse deve ripensare i suoi processi e anche i suoi obiettivi. Prima di arrivare a una soluzione bisogna arrivare al cuore del problema. Quindi prima ancora che occuparci di problem solving, dovremmo occuparci di scovare il problema, di definirlo bene. Spesso la fretta di risolvere un problema ci impedisce di capirne le caratteristiche fondamentali e quindi di trovare poi gli ambiti, le leve, le opportunità che ci aiutano a risolverlo veramente. Per questo dico a tutte le persone in cui mi imbatto, ai miei studenti, ma anche agli imprenditori con cui lavoro, fermatevi un attimo, siete sicuri che il problema sia proprio questo? L'avete capito fino in fondo? Riragioniamoci, perché riconfigurando un problema spesso si trova una soluzione che non si pensava di poter trovare. Molti pensano che la creatività nasca nelle grandi metropoli e che si sviluppi nelle grandi metropoli. È vero per certi versi, le metropoli contemporanee sono dei grandi attrattori della classe creativa. È anche vero però che molte opportunità, molte intuizioni, molte innovazioni, sempre più spesso, nascono nelle periferie, negli angoli, negli interstizi, nelle realtà marginali. Dobbiamo osservare, proprio nell'era di internet, in cui ogni luogo e ogni individuo è immediatamente raggiungibile in un clic, anche se sta nel profondo dell'Africa o in un remoto angolo del Sud America o del Far East, ecco, proprio nel tempo contemporaneo, nel tempo moderno, in cui tutto è raggiungibile, dobbiamo forse sviluppare un nuovo sguardo verso le province e le periferie. È possibile che lì, in posti un po' più silenziosi e meno caotici, possano nascere innovazioni veramente inimmaginabili. La creatività non è una bacchetta magica, la creatività è un'attitudine che appartiene al genere umano, che ci ha portato dalle caverne ad avviarci volando verso Marte, e la creatività è linguaggio, è comunicazione, è conoscenza, è contatto con la realtà, è contatto con noi stessi e con gli altri. È tantissime di queste cose, la creatività non è una bacchetta magica, c'è sempre dentro una quantità di lavoro, di prove ed errori, un po' di caso, un po' di fortuna. Edison, uno dei maggiori inventori della nostra storia, diceva: creativity is 99% of perspiration and 1% of inspiration. Il 99% di sudore e l'1% di ispirazione. Non è una bacchetta magica, ma è una capacità che ci appartiene. Sfruttiamola fino in fondo.